crisi complessa insieme al Ministero, che abbiamo fatto la prima riunione a livello territoriale proprio per andare a dipanare tutte le criticità che sono a livello territoriale e iniziare a esentare una piattaforma a livello ministeriale. Aspettiamo il decreto del Ministro nelle prossime ore. Oggi pomeriggio invece in Val Bormida, andando prima alla Continental, che ha portato avanti un progetto finanziato da parte di Regione Liguria per un nuovo tipo di freno e che ha già generato occupazione di alcune decine di posti di lavoro, progetto che completato porterà l'assunzione di oltre 100 nuove figure all'interno dello stabilimento. Risultato assolutamente importante in un'area che sappiamo che ha grosse difficoltà a livello occupazionale e su un'azienda che oggi dà occupazione a oltre 400 persone. Poi adesso siamo qua nella vetreria Adego per parlare e vedere quelli che sono gli investimenti che oggi sta portando avanti questa azienda importante, di oltre 20 milioni di euro sulla nuova linea e altri possibili investimenti. Anche questa è un'azienda che genera nella nostra regione occupazione per oltre 400 dipendenti e che ha una forte potenzialità di espansione su tutti i mercati, anche a livello internazionale, soprattutto legati ad esempio all'imbottigliamento del vino e anche a tutti i generi di carattere alimentare, e questo per noi è un elemento importante, un impulso, quindi venire anche a chiedere quelle che sono le esigenze delle singole aziende per elaborare degli strumenti di cofinanziamento regionale, ma anche portare a livello del tavolo ministeriale quelle che sono le esigenze delle nostre imprese, del nostro territorio, che deve essere rivalorizzato e rilanciato.